ha del pallone che può valere la parità. E segna il Milan! Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi, si torna nella nostra carriera col Milan, carriera quindi allenatore. E dai, andiamo a vedere un po' la situazione. Siamo a 4 punti in classifica, primi addirittura, incredibile, dopo 2 partite. Spero che vi piaccia questa carriera e che la sosterrete, perché mi farebbe veramente piacere portarla per tutto l'anno. Vediamo anche un po' la squadra, la rosa. Io qua volevo oggi andare a provare un po' a cambiare gli schemi di squadra. Allora, il modulo mi va anche bene. Ci stanno i margini. Vabbè, raga, ci abbiamo provato, eh, con la mia pazzia estrema. Però Milik quanto costa? 30 milioni costa troppo, raga. A parte al Napoli sta Milik. Ma che cazzo, vi siete imbriacati. Vabbè, raga, diciamo che per ora va bene così. Tanto la squadra, diciamo, c'è. Andiamo in ufficio. Stiamo bene a livello di finanze. Dirigenza Milan, finanze. Aumenti il valore del club del 20% entro 2 stagioni. Faremo. Punteggio fiducia. Bel lavoro, iniziando a assegnare il seguente obiettivo. Aumenti il valore del club. Va bene, dai. Ah, sono tutte ste mail da leggere. Cazzo, non ho letto manco ne una. Cazzo, Immobile se n'è andato. Andiamo a vedere noi se riusciamo a prendere qualcuno. Ufficio. Vediamo se c'è qualche notizia. Ritiriamo l'offerta per causa mancante. Risposta, ma non male. Che cazzo lo darebbe? Ci ritiriamo l'offerta per te. Ma sta gente sta forata. Si vogliono comprare Eternal. Se che ci dice che sì. Vaffanculo che sì, va. Voglio, Moise Kean lo vorrei prendere, ma a sto punto penso che non lo prendiamo. Oh, cazzo, Jamie Vardy, bello. Minchia, quanto è vecchio Vardy. Allora, raga, vogliamo acquistare Alessio. Allora, qua, vabbè, chiaramente Baloturé. Ma questo lo potremmo pure vendere, però cazzo, l'abbiamo persa l'offerta. Non mi sono accorto in tempo. Romagnoli, 31 milioni. Oh cazzo, ma vero? 31 milioni di euro. Ma subito glielo diamo, via, via. E se ne va Romagnoli. Penso, di non aver sbagliato. E non lo sostituisco neanche, chi se ne frega. Vediamo qua che tanti giocatori sono rimasti alle squadre attuali, tranne Ronaldo. Allora, sì, beato a te. 22 milioni, schioffateli nel culo. Hanno accettato l'offerta, minchia raga, abbiamo preso parecchi soldi, abbiamo preso. Infatti fatemi vedere. Finanza 83 milioni di euro. Mo sì, cazzo. Sì, ma non ci interessa, ciccioli, di vendere Tomori. Non è che vendo tutti i giochi difensori. Per ora stiamo bene così a livello difensivo. Poi a gennaio pigliamo qualcun altro. E vai, ragazzoli, vai. Andiamo a fare allenamento. Simuliamo tutto. Qua mi sa che dobbiamo fare gli allenamenti perché ci dà punteggi troppo bassi. A seguire c'è anche i giocatori che abbiamo ulteriori col passare delle settimane. Ci siamo fatti avere migliori punti deboli e forza. Allora, Ramon Vieira, Zapata, Bastos e Young. E quindi? Al vivai, andiamo a vedere, giovani. Bastos,
Young. Ah. Quindi che dovremmo fare noi? Alla destra. Alla larga, dai. Sta a posto. Zapata. Piano di crescita. Alla sinistra. Alla di supporto, dai. Via. Young. Che cazzo fai, Young? CDC. Equilibrato, dai. Anzi, regista arretrato, vai. Bastos, chi è? Asa. Che cazzo è Asa? Esterno offensivo, vai. A posto. Pure basta. Ce la facciamo a fare una partita, raga? Svolgiamo l'esercizio, raga. E vai. Abbiamo preso intanto. Cazzo, però un gol no? No, ho sbagliato. No, merda. Oh cazzo. E vai. No cazzo, non posso avere appoggio degli altri. Ma sei una merda, frate, porco zio. Hanno rotto qualcosa. Ang. Oddio, ammazzavo. Finito? Beh, ci dai, la fin fine. Non è malaccio. Oh. Oh cazzo. Ah. E cazzo, dai. Non riesco a piare la palla, raga. Minchia. Kjaer, che cazzo fai? Mo ti mettiamo in attacco. Ho capito, se non mi dà tempo neanche ad arrivare, tiri subito, cazzo. Va bene. Vabbè, raga, abbiamo capito che stiamo facendo cagare. Intercetta super. No cazzo. No merda, coglione. Sta andando bene, oh, raga. Sciupo. No, dai.
Fanculo a tua sorella. E vai, cazzo. Perfetto, questo abbiamo fatto bene. Uno merda, due bene. Via. Guarda, andiamo a vedere se ci fa giocare finalmente. Ah, hai rotto i coglioni su, eh. Rompere i coglioni. Grazie per essere. Cazzo con la Roma. Ciao. La squadra Milan ha vinto l'ultima partita. Andò al discarto, credo, a questa sensazione. Intaccate le orate. Per la Roma. I nostri avversari dovrebbero tenerci. Facciamo gli splendidi. Dai però, su. I risultati della squadra negli ultimi tempi sono stati allineati in qualità di tecnico. Come giù queste prestazioni? Cazzo, come se avessimo perso. Ora il mercato è chiuso, possiamo chiedere alla Rosa se la sera soddisfa, sì. Dai. Ah. Abbiamo sì una squadra vincente, tutti i giocatori devono essere pronti a impegnarsi e dare il massimo, via. Grazie ragazzi. Via. Santè. La Roma che non c'ha le cose ufficiali. Allora, ragazzi, innanzitutto tattica. Ah, c'abbiamo pure le magliette queste qua. No. Mi piace sta formazione qua. Leviamo bene a Ser che mi ha rotto già le balle. Cioè, scusate, questo qua. Ma perché Conti? Ma chi cazzo lo vuole Conti? E mettiamo Florenzinho. Vai. Si parte, Franz. Andiamo a vincere con la Roma, va. Mkhitaryan. Quello che ci attende oggi tra due formazioni che sono sicuro non si risparmieranno per andare a caccia della vittoria. È tutto pronto per il calcio d'inizio per questo match davvero molto intrigante. Condizioni meteo favorevoli. Si parte a Franz. C'è un bel sole, il terreno di gioco è in condizioni perfette, lo spettacolo. Ma che maglia di merda c'ha la Roma? Beneficio. Come in telecronaca, come sempre, c'è Lele Adani. Il Lele. Show della Serie A team su queste frequenze. Atmosfera sulle tribune è quella dei grandi appuntamenti. Speriamo di non rimanere delusi. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier? Bloccalo! Sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Ma porco zio! Ibrahimovic. Oh! Alza la testa e cerca il cross. Muove molto bene. No, palla, no, raga. Casi il possesso rossonero. Possono ripartire in contropiede. Charawi. Pellegrini. La prende il Milan. Raga, siamo a mangiare troppi gol. La freccia e passare a condurre. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. Esce la Roma. Si libera bene qui. L'appoggia al compagno nei 16 metri. Zonzoli. Specchio. Conclusione che non crea problemi al portiere. Oh! Rafael Leão. Brahim Diaz. No! Pericolosa. Ma dai, cazzo! C'è campo per la ripartenza. Prova a sfruttare bene il campo. No! Palla dentro. E c'è la rete. Sblocca nel match dopo aver dominato. E avrebbero potuto segnare anche prima, eh. Ma che dominato. Sono mangiati 27 gol, coglioni. Ma che cazzo è partita sta da bene, scemi. E ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Il recupero sarà di un minuto. Rebic. Va buona, stiamo a fare l'azione d'attacco, ci fischi. Per il momento, uno. Il Milan può battere dunque il calcio d'inizio di questa seconda frazione.
qua ancora, va. Uccidilo. Avanza col pallone tra i piedi. Buona lettura sul cross. La prende il Milan. Ma dai, ma l'ho tirata sotto. Ma cazzo, ho tirato quello sotto da sopra, sto coglione. E comunque il match PR sta apertissimo. E se fossero andati sul più due, avrebbero poi rischiato di prendere il largo. Rafael Leão. Questo è il nome scelto dalla dirigenza delle Foxes per rinforzare la roba. Occhio Pier qui. Possono. No! Interviene e spazza via. Murato Cadabra, ripigliala. Muoviti, coglione. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Non fischia che? Se non è successo niente, non fischia cosa? Avanza Mkhitaryan. Vabbè, raga, dai. Sì, no. Super giocata questa. Occhio a Mkhitaryan. Conclusione. Basta, raga, cambiamo. Cambiamo modulo. Mettiamo un modulo ultra offensivo, tanto ce le stiamo a prendere lo stesso. Vai. Chi ci abbiamo fuori che può entrare? Mettiamo Sandino Tonali al posto di Benazer. Vai. Potente ma imprecisa. Palla alta sopra la traversa. Ha calciato con il. Entra Sandino Tonali. È normale che la palla si alzasse. Palla messa in mezzo. Esce sale. Possono respirare. Oh, Florenzinho! Parte Florenzinho! Parte Florenzinho, no, in fuorigioco! Hanno il pallone che può valere la parità! E segna il Milan! Segna il Milan! Brahim Diaz! Yes! Parte Florenzinho! La rete in mezzo di Azzi gira, bam! Un gol facile facile da sotto misura. Grande Milan! Siamo di nuovo in parità. E non c'ha paura il Milan adesso di giocarsela. Bloccalo! Sta avanzando. Occhio al cross. Dai. Pellegrini. Cross murato dal difensore. Ha provato la conclusione ma era posizionato male. Non una grande scelta. E qui si è intestardito troppo. Le probabilità di centrare il bersaglio erano troppo ridotte. Selen Eckers. Oh, Hernandez! A disposizione. Male qui in chiusura. Attenzione perché questa. No! Che si è mangiato il Milan! Ha messo una pezza qui il portiere. La situazione di parità, c'è un altro match che si sta disputando oltre a quello in campo e la sfida è sugli spalti. Senti le due tifoserie come provano a trascinare la propria squadra verso il gol. Dai, occhio al pallone per i passi. No, però avessi fanno i falli, le cose assurde, ma cazzo si fa, dai, vaffanculo. Una voce gelata per la formazione avversaria. Vedremo se avranno la forza per abbozzare una reazione. Pier, non hanno tempo da perdere. Si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Ibra. Brahim Diaz. A metri per andare. E segna Diaz! Doppietta pazzesca di Brahim! Pazzesco! Pazzesco Diaz! Lo stadio festeggia! E abbiamo visto anche il replay, va bene. Hanno trovato nuovamente il gol della parità. La partita ha ancora molto da dire. Si giocherà ancora per due minuti. Twitch. Si prova ancora, non è finita, vogliono vincere. Twitch Patic. Hanno mantenuto il. No, cazzo. Finisce qua, cazzo. Finisce qua, raga. Finisce qua. Bene. Grande partita. Andiamo a vedere pure un po' Magnan. Bene. Dai, sono contento. Eccoci qua, ragazzi. Vi ho messo il menu principale, ma partiamo subito con la Champions, perché c'è la Champions League. Il nostro Milan è qualificato. Siamo contro il Porto. Squadra tosta. Ieri nella realtà ci ha rotto il culo. Ma adesso vediamo se ci riuscirà anche nell'ambito
videoludico. Ci facciamo questa bella partita. La fase gironi della UEFA Champions League è sempre in grado di regalare emozioni particolari, perché rompi il ghiaccio. Abbiamo Giroud. Il clima reale della competizione. Le squadre sono parte il Milan. Punti per la classifica, è vero. Hernandez, vero, Santarevic. Che con una vittoria darebbe sicuramente fiducia morale. Che sì. Prossimi impegni. Oh, Giroud. Va sale, va sale. A spazio. No, fallo pazzesco, giallo. L'arbitro sventola il giallo, non è cominciata benissimo la sua gara. Essere ammonito dopo pochi minuti ti condiziona, è chiaro, è ovvio. Sai di non poter più commettere errori. Ottima. Ah, buono, 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 non male. Squadra in campo per la prima giornata della prova a uscire il Porto. Questo è stato ribattezzato il gruppo della morte. C'è grande attesa per scoprire. Prova a uscire il Porto. I sorteggi a volte il Milan è vicino. Sorprese, Pierre, recupera palla. No, la perde di nuovo. Partita maschia, difficile. Batte il fallo laterale il Milan. Calabria gira. Mike Maignan. Tomori. Avanza lui. Contro viene via, parte Hernandez come un pazzo. Velocissimo Teo. Rossonera lungo la fascia. Velocissimo Teo. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ma perché ti giri e non tiri subito? Ecco Teo Hernandez. Può crossare. Rebic. Ah, buona posizione. Va buona. Io non lo so, ragazzi, stanno sempre in fuori gioco. Porco zio, porco Ottavio. Meglio dell'uno contro uno. No. Può essere l'occasione per niente, cazzo, raga. È arrivato dunque il gol dell'1-0. Si torna a giocare col Porto in vantaggio. Hernandez. Parte Teo. C'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. Possono trovare il gol del e segna il Milan. Gonzale. Hanno reagito immediatamente. Pam, 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 pam. Segna il Milan. Che reagisce subito. Teino. La mette in mezzo. Bam. Concentrazione. Sarà di certo piaciuto il... È grande! Sale! Pazzesco! Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Spazzesco! E sale l'urlo dei tifosi, Milan! Adesso il Milan pressa! Galvanizzato! Ma il porto attacca! Ottavio! Crossa verso il centro! Brutto rinvio! Caccia il Milan! Ah, cazzo, bel contropiede ci sta qua. L'arbitro dice che può puntare i piedi chiedendo di essere ceduto. L'operazione potrebbe infilare la discesa. Bravo nel saltare l'uomo. Traversone nel mezzo. Palla che colpisce la traversa. Ah, che culo, va, dai, basta, basta. Facciamo 27 cambi. Allora, via Giroud, dentro Ibra. Raffaelino Leao al posto di Sale. Sandrino Tonali al posto di Benasser. Modulo. Parte il Milan. Matteo. Supera il difensore. La mette. Cadabra. Non ce la fa. La rete. Ci pensa lui spazzando. Sfrutta i centimetri di Cadabra il Milan. Alza la testa e cerca il cross. No, ma che cazzo ha fatto? Ha tirato. Ma certo che sei un coglione, sai. È uscito fuori un passaggio al portiere. IATB ha cambiato qualcosa. Terzo gol per il Liverpool. Risultato che li... No, dai. Grazie, puntuale come sempre. Sarà calcio di punizione per il Milan. No. L'arbitro ha scelto il richiamo verbale, ma la prossima volta credo che arriverà il giallo. Lo penso anch'io, Pier. Ha voluto dare un'altra chance. Potrebbe trovare il pari. No, oh, che si mangia. Ma davvero per centimetri. Minchia, l'ha già finita. Non mette più tempo. 8 minuti sono pochi, ragazzi. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. È vero che molti allenatori hanno molto sulla gestione del possesso palla per stressare la resistenza degli avversari
e poi aprirsi spazi invitanti, però a volte basta anche solo un tiro in porta per vincere. La supremazia territoriale, fine a se stessa, non serve a niente. La differenza la fanno i gol. C'è lo spazio per il centro. Spazza via il pallone. La prende il Milan, Cadabra. Parte Raffaelino. Parte Raffaelino in Portogallo, a casa sua. Spinta rossonera lungo la fascia. Va Raffaelo. Ma perché? Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. Ottavio. Ma vaffanculo, va. Guadagna metri il giocatore del Porto. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. E dai! Cazzo di Rebic deficiente! Cazzo di coglione! È stato fermato dal difensore. Ma dai, ma sì, ma vaffanculo, va! La soluzione personale. Ma vaffanculo, va, vaffanculo, va. Ma vaffanculo, va. Sconfitta per il Milan, raga, amen. Va bene così. Io direi di chiudere qua, anche perché tanto... poi vedremo, l'intervista non me la voglio fare, vedremo poi che succederà anche nel girone di Champions. Ci vediamo nei prossimi video, il vostro Supercore. Ciao, voglio.